noterete dal mio accento tipicamente nordico che vengo dalla Sicilia, faccio parte del progetto Finalmente Sud, progetto cominciato l'anno scorso e fortemente voluto dal Partito Democratico, è fortemente guidato dal Partito Democratico e fortemente sostenuto dal Partito Democratico. Finalmente Sud comincia l'anno scorso. Vi parlo della mia esperienza personale, che è un po' quella di tutti i ragazzi. Ci hanno invitato a dei primi incontri nelle nostre città, nelle nostre province, nelle nostre regioni, e ci hanno parlato di questo percorso di formazione permanente, di questo percorso innovativo, evolutivo. Però, insomma, molto spesso si dicono grandi cose, ma forse poi non rispecchiano la realtà. Però noi, portati, guidati dall'entusiasmo dei coordinatori che ci presentavano il progetto, ci siamo entusiasmati anche noi e tutti insieme, a fine ottobre dell'anno scorso, siamo andati a Napoli. A Napoli è stata una svolta, ci siamo ritrovati in 2000 giovani del Sud, appartenenti alle 7 regioni del Sud, tutti insieme lì per cominciare questo nuovo progetto. Anna Maria Parente, la nostra responsabile del Dipartimento Nazionale di Formazione, ha esordito così quel giorno a Napoli: benvenuti e benvenute ragazzi e ragazzi di Finalmente Sud, oggi è un giorno solenne, cominciamo questo progetto, diamo il via a una grande comunità. Una comunità giovane, una comunità per la formazione dei giovani, una comunità che porti questi giovani alla formazione come classe dirigente per il Partito Democratico e per il Paese intero. Capite bene, là tutti noi giovani ci siamo sentiti investiti di un grande potere, di un grande regalo. E così è stato. Da allora è cominciata la nostra avventura in Finalmente Sud. I primi di novembre è stata aperta la nostra piattaforma, che è stato il nostro strumento principale per i nostri lavori. Ci hanno inserito in questa piattaforma dove non ci somministravano semplicemente delle lezioni da parte di docenti universitari, tecnici del partito, dirigenti del partito, ma dove ci consentivano di poter dare i nostri contributi. Noi ci siamo ritrovati in 2000 a poter collaborare tra di noi, giovani amministratori di province del sud che dialogavano tra di loro su come risolvere magari il problema in un comune piuttosto che in un altro. E non solo questo, la piattaforma è stata uno strumento come questo tanti altri. Man mano che il percorso andava avanti e noi ci evolvevamo, il partito, specialmente nella figura del Dipartimento Nazionale con Anna Maria Parente, ci ha seguito e ogni volta che noi manifestavamo un interesse o una curiosità, ecco subito che venivamo contattati per creare un incontro regionale, per avere degli approfondimenti. Una grande cosa che noi ricordiamo di Finalmente Sud sono stati i laboratori provinciali, cominciati a marzo. Ci hanno diviso per province. Ci siamo seduti letteralmente a un tavolo e abbiamo cominciato dei progetti. Non abbiamo fatto fantascienza, abbiamo parlato di cose molto concrete, così come ci insegna il nostro partito, e abbiamo avanzato delle proposte, proposte di sviluppo sostenibile, proposte di cultura, proposte di legalità. Essendo anche allora seguiti fortemente dal Dipartimento Nazionale, siamo stati agevolati nel continuare, dopo i laboratori, con delle nostre iniziative personali. Per farvi capire quanto è stato innovativo questo percorso di Finalmente Sud. Ed è così che in Campania è nato il primo web seminar sul ciclo dei rifiuti, è così che in Sicilia abbiamo cominciato un progetto di mobilitazione territoriale, è così che in Calabria hanno fatto un bellissimo video, non solo spread, e quindi parlando della crisi del momento e cose varie. Ci hanno dato tutti gli strumenti necessari per poter fare quello che desideravamo fare in maniera giusta e concreta. Ci hanno insegnato come fare e soprattutto ci hanno insegnato a lavorare in squadra. Cosa ci portiamo dietro questo Finalmente Sud? Ci portiamo, ho finito, ci portiamo un partito che crede in noi, ma non che crede in noi, che crede in ognuno di noi. Un partito che ha investito su di me, sul mio amico palermitano, sul mio amico campano, sul mio amico calabrese. Un partito che ci ha messo tutti in rete e che ci ha consentito di lavorare insieme. Un partito che, grazie a Finalmente Sud, ha dato il coraggio a 3 dei nostri compagni siciliani di candidarsi come deputati regionali a queste elezioni. Il coraggio di non essere soli, perché c'è tutta una squadra Finalmente Sud che li supporta. Io personalmente ho sempre votato PD, però non ho mai fatto parte attivamente. Grazie a Finalmente Sud ho
Ho capito che una cosa è votare, una cosa invece è condividere le posizioni e i valori di un partito. E mi ritrovo qua col mio segretario che sta ascoltando un mio intervento, mi ritrovo qua in mezzo a tutti voi e quindi grazie finalmente Sud, grazie Dipartimento e grazie a tutti.